Taste.it, benvenuti in una nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi di un manga edito da Bao Publishing per la sua collana Aiken. Il manga in questione si intitola Strange ed è scritto e disegnato da Yuruko Tsuyuki. Strange è un volumetto autoconclusivo che raccoglie una serie di storie. Queste storie vedono come protagonisti sei coppie di uomini. Il cast presente all'interno di questo volumetto, infatti, è interamente maschile. E si parla di amore, amore nel senso più ampio del termine. Ma adesso che vi ho detto che il cast è del tutto maschile, che ci sono sei coppie di uomini, che si parla d'amore, probabilmente alcuni di voi avranno pensato che ho tra le mani un fumetto boys love. Ma così non è. Perché infatti l'amore, come vi dicevo, è inteso nel senso più ampio del termine. Si può parlare di amore nel senso di amicizia, affetto che si prova nei confronti di un amico. Oppure amore inteso come l'affetto che si prova nei confronti di un familiare e il desiderio che si prova di dimostrare a tale familiare quanto ci si tiene a lui. Le sei coppie di uomini che qui ci vengono raccontate sono estremamente variegate. Abbiamo infatti gli individui più disparati che si incontrano nel pieno della casualità. La casualità che sembra essere tipo intesa come fato, perché nel momento in cui c'è necessità di questo incontro, questi personaggi si trovano nelle situazioni più disparate. Nell'illustrazione di copertina vediamo infatti quelli che sono i protagonisti del primo racconto che apre questo volumetto, e sono una drag che si esibisce in un locale e un ragazzo che lo incontra per caso una sera per strada. Da questo incontro nasce un'amicizia che appunto unisce due persone estremamente diverse tra loro, ma che riescono a farsi crescere a vicenda. È molto bello infatti come le coppie che sono all'interno di Strange siano coppie talvolta agli antipodi tra loro, perché un'altra di quelle che noi incontriamo la troviamo illustrata invece nel retro della sovracopertina. È una coppia che vede un padre che ha appena ricevuto dalla figlia l'annuncio che lei vuole presentargli il suo compagno e futuro marito. Questa cosa sconvolge quest'uomo che ha la sensazione di perdere quella che è la persona più importante della sua vita, e in questo momento di sconvolgimento lui incontra un ragazzo. Durante un viaggio alle Hawaii incontra questo ragazzo piuttosto eccentrico, piuttosto atipico, che gli fa una proposta particolare, quella di passare del tempo in vacanza insieme per consentire a quest'uomo di fare tutta una serie di esperienze che lui non aveva mai fatto prima. Tipo, anche solo banalmente, andare al mare, cosa che lui non aveva mai fatto. E quindi tra loro nasce un sentimento d'amicizia importante, un legame importante, perché condividono un incontro, condividono un momento cruciale della vita di uno di loro. Tra le varie storie c'è ad esempio un'ambientata in una scuola superiore, e anche qui i due personaggi sono in contrapposizione da loro, perché da una parte c'è un personaggio che è un ragazzo solitario, un ragazzo dall'aspetto stoico e tutto impostato, il cocco degli insegnanti per la sua bravura, la persona che è quasi esclusa all'interno della sua classe proprio per il suo essere così impostato e il suo essere così orientato allo studio e basta, e un ragazzo che viene considerato praticamente un teppista per delle motivazioni che poi vengono snocciolate all'interno della storia che coinvolge questi due personaggi e fanno sì che entrambi trovino nell'altro un punto di riferimento che prima loro mancava. Un'altra storia invece fa appunto riferimento all'amore familiare, perché uno zio si trova a dover convivere con il proprio nipote per un breve periodo di tempo e vuole assolutamente far sì che durante quel periodo che passano insieme suo nipote lo trovi lo zio figo, lo zio con cui condividere le cose. E quindi, come dicevo, si parla d'amore nel senso più ampio. Si parla dei sentimenti che provano questi uomini, alcuni dei quali sono un po' più costipati e un pochino più incapaci ad esprimerli, altri invece molto più in contatto con la loro interiorità, in contatto con il modo in cui riescono a esprimere affetto nei confronti degli altri. Alcune di queste storie potrebbero sottintendere un po' di romanticismo, cioè l'idea che magari in futuro possa effettivamente nascere qualcosa tra i due protagonisti. Però nessuno dei casi, l'amore romantico è il centro della narrazione. Quello di cui si parla è quel sentimento d'affetto reciproco che nasce appunto da degli incontri completamente casuali. Questo fa sì che Strange sia un fumetto che esplora l'interiorità dei personaggi, che si concentra su quello che è
la natura dei sentimenti umani, tutto quanto declinato, se possiamo così dire, al maschile, perché si vanno ad esplorare questa rosa di sentimenti, appunto, così come vengono espressi da una serie di personaggi maschili. Per quanto riguarda lo stile di disegno, ci troviamo di fronte a un manga che ha tutta quanto una serie di inquadrature tipiche dello shoujo. Quando si parla di sentimenti, come ben sappiamo, il fulcro è la gestualità dei personaggi, il fulcro sono i loro sguardi. E infatti, come nelle tavole che vi sto mostrando, al centro appunto delle rappresentazioni ci sono spesso i volti dei personaggi, i loro occhi, così che si riesca a capire anche graficamente quali sono le emozioni che stanno provando. Ho trovato Strange molto interessante proprio per questa caratteristica, perché, come vi dicevo all'inizio di questa video recensione, quando si parla di sentimenti, quando si parla d'amore e si parla di uomini, la prima cosa che scatta nella mente del lettore di manga di solito è il genere boys love, visto che tendenzialmente è il genere che maggiormente va ad esplorare sentimenti d'amore tra uomini. In questo caso, però, si va a camminare in un terreno completamente diverso. Si parla di paure, si parla di incertezze, di aspettative nei confronti dell'altro, ma tutto quanto declinato su altri piani che non riguardano strettamente l'amore romantico. È una cosa che ho trovato interessante e estremamente apprezzabile. Tra l'altro, questo è un volumetto che si legge in modo estremamente scorrevole. È molto di intrattenimento e la sua natura antologica, perché infatti sono appunto una raccolta di serie autoconclusive, fa sì che si possa godere di queste storie piuttosto brevi anche a più riprese, senza perdere il filo della narrazione. Strange è senza dubbio una proposta molto interessante, sia per la sua natura, appunto, di esplorazione di sentimenti che vanno al di là dell'amore romantico, così come di solito ci viene proposto all'interno di fumetti di questo tipo, ma soprattutto per il cast estremamente variegato che ci troviamo di fronte, perché si passa dall'incontro di personaggi completamente diversi tra loro all'incontro tra uomini adulti, no? Tra i quali nasce un'amicizia, alla storia intesa più come storia di formazione, perché abbiamo dei personaggi adolescenti che devono fare i conti con la nascita di nuove amicizie, con il rapportarsi con persone molto diverse da sé. E poi si esplora appunto anche quello che è il rapporto familiare. E questo fa sì che Strange sia davvero una lettura super interessante, estremamente scorrevole, una proposta che secondo me vale assolutamente la pena di andare a recuperare. Bao Publishing, con la sua collana Nike, continua a stupirci con la qualità dei fumetti che ci propone. Io, come al solito, vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, Bad Taste!